Grazie a tutti per essere intervenuti, grazie a Libere Conto TV che oggi registra il congresso costitutivo del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti per la Calabria. Abbiamo una proposta di ordine dei lavori che approveremo dopo la relazione mia, io sono Marco Marchese, e dopo la relazione di Federico Cerminara. Avete a disposizione la proposta di regolamento di questo congresso costitutivo fra il materiale congressuale. Poi avete la proposta da parte della Presidenza dello Statuto del Centro di Iniziativa Locale e poi avete la proposta, in ultimo, la paginetta singola, c'è la proposta di mozione generale. Quindi noi avete, diciamo, nel tempo che io presento la mia breve relazione e Federico la sua, avete il tempo magari di visionarla se volete presentare degli emendamenti e tutto il resto, c'è il regolamento e tutto quanto per poter fare questo corso. Quindi faccio una mia breve introduzione, relativamente breve perché ci sono diverse cose da dire, e snodo la mia relazione in tre punti, cioè come siamo arrivati a questo centro di iniziativa locale, e poi parlerò diffusamente dell'idea del movimento calabrese, del movimento LGBT, perché è parte integrante anche di questo processo, e poi dopo chiuderò con l'iniziativa che abbiamo, diciamo, conclusa come fase d'apertura, ma è soltanto appunto l'inizio, si è conclusa la fase costitutiva, il protocollo d'intesa con la CGIL per l'apertura dell'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità. Allora, come siamo arrivati a questo centro di iniziativa locale? Un processo che si è snodato nel corso degli ultimi mesi. E nel corso degli ultimi mesi, chi già da vecchia data, chi più recentemente si è avvicinato all'associazione radicale Certi Diritti, che fra di noi non dobbiamo certamente spiegare che cos'è, e per chi ci ascolterà e vedrà in video successivamente, potrà informarsi attraverso il sito internet www.certidiritti.it. Questo è un processo di aggregazione degli attivisti, che non sono soltanto quelli seduti al tavolo, ne mancano, diciamo, almeno altrettanto. Siamo in un periodo un po' particolare, fine luglio, oggi è domenica, per cui molti non sono potuti venire per impegni vari, anche perché come ben vedete le provenienze sono le più varie, da più province calabresi, e muoversi su questo territorio è pure abbastanza difficile. È un processo, dicevo, che è durato mesi, di aggregazione di queste persone che siamo noi, gli attivisti della Certi Diritti, che adesso hanno avvertito la necessità di attivare l'articolo 9 dello statuto dell'associazione radicale Certi Diritti, che prevede appunto che dove ci sono dei nuclei di attivisti si possano essere costituiti dei centri di iniziativa locale. Questo processo ha visto un suo passaggio anche al congresso di aprile, se non sbaglio, dell'associazione Certi Diritti, il congresso nazionale che si è svolto a Napoli, perché l'articolo 9 dello statuto della Certi Diritti prevede che ci vogliano 15 iscritti su base provinciale, cioè prevedeva 15 iscritti su base provinciale per fondare il centro di iniziativa locale. Noi abbiamo presentato al congresso di Napoli un emendamento che prevede che qualora questi numeri non si raggiungono, ma nelle province di una stessa regione si raggiungono questi numeri, dietro autorizzazione del segretario nazionale, del direttivo dell'associazione Certi Diritti, il centro di iniziativa locale si possa costituire ugualmente. Quindi noi abbiamo presentato questo emendamento, che è stato recepito dalla segreteria e quindi inserito nello statuto dell'associazione Certi Diritti a livello nazionale, e quindi, siccome abbiamo ben superato il numero di 15 iscritti, oggi siamo qui dietro appunto autorizzazione della segreteria e del direttivo nazionale a costituire questo centro di iniziativa. Questa, diciamo, è la parte burocratica. Poi c'è la parte politica, che è la parte più importante, cioè la necessità di costituirci come nuovo soggetto, perché come Certi Diritti sono già alcuni anni che noi operiamo e abbiamo collaborato con altre associazioni, chiamiamole LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender,
Abbiamo collaborato con loro, sono soggetti già costituiti da alcuni anni, come per esempio l'EOS Arcigay di Cosenza, più recentemente la Caleidos Arcigay di Lamezia Terme, da qualche anno opera pure l'Arcigay Due Mari a Reggio Calabria, poi ci sono ancora altri soggetti, come ben sapete, in Calabria che operano, c'è il Movimento Democrazia, c'è una piccola cellula di Equality, c'è una piccola cellula di Polis Aperta. E da dove è nata la necessità di costituire formalmente questo centro di iniziativa locale e dargli una personalità giuridica? Oggi noi andiamo a fondare, se tutto quanto andrà bene, questo processo di un'ora, un'ora e mezza di discussione, andremo a fondare un'associazione di promozione sociale a tutti gli effetti di legge, e da qui a 3 settimane avrà poi dopo proprio personalità giuridica con un codice fiscale, opererà a tutti gli effetti come associazione di promozione sociale. Nasce proprio dalla necessità di avere personalità giuridica per interagire con tutti questi altri soggetti e per poter potenziare e moltiplicare le iniziative non a tutela della comunità LGBT, ma non soltanto, perché nello statuto abbiamo fatto, cioè la presidenza oggi presenta questa bozza di statuto che è stata anche condivisa su Facebook con dei documenti, e quindi abbiamo deciso che gli obiettivi di questa associazione fossero molto più larghi di quelli diciamo già larghi, ma allo stesso tempo stretti e concentrati soltanto sulla comunità LGBT, ma di questo qui ne parleremo fra poco. Infatti poi dopo la necessità di costituirci formalmente nasce anche dalla necessità di un dibattito che è stato aperto alcuni mesi fa fra questi soggetti e queste associazioni per dare, come dire, seguito all'idea, all'ipotesi di poter costituire in Calabria un vero e proprio movimento calabrese LGBT, e su questo qui questa è proprio l'occasione per poter relazionare, siccome è una cosa che ho seguito molto da vicino con la collaborazione di tanti di voi. Sono state fatte 3 riunioni, l'ultima giusto appunto avantieri, e quindi questa è anche l'occasione per rendervi edotti e per fare il punto su quest'idea che diciamo non sta avendo un riscontro perlomeno quello che potevamo immaginare, o meglio, l'idea di creare un movimento calabrese è sicuramente un'idea opportuna, un'idea che si può tentare di praticare, però non bisogna nemmeno nascondersi dietro un dito, ci sono delle notevoli difficoltà. Noi abbiamo tenuto nei mesi scorsi 2 riunioni dove già per esempio possiamo constatare che fra una riunione e l'altra ci passano una quantità di settimane tale che per poter attuare di fatto dei progetti, cioè a questo ritmo solo per arrivare al primo progetto magari impieghiamo 1 anno e mezzo, 2 anni, cioè dei tempi che sono assolutamente inadeguati rispetto alle necessità impellenti di un mondo che si muove e di un'Italia che si muove e che richiede una velocità tale perché i diritti non possono aspettare. A maggior ragione soprattutto in un periodo di crisi come questo, e in un periodo di crisi come questo dove i diritti vengono sempre messi in secondo piano perché c'è sempre l'impellenza della crisi economica, della crisi del lavoro, della crisi dell'economia, i diritti vengono messi da parte, ed è proprio in questi momenti di crisi che l'associazione devono fare uno sforzo massimo per aprire coni di luce su questi temi che rischiano veramente di essere messi in secondo piano in modo assolutamente fattuale, non soltanto concettuale. Allora, sulla spinta di questo, l'idea del movimento calabrese è un'idea bella e interessante, però si scontra con che cosa? Si scontra con questa inadeguatezza dei tempi, che comunque la racconta lunga sulla possibilità di aggregare più associazioni in un movimento che vada a fare attività. La prima riunione è stata una riunione interlocutoria, è stata fatta proprio in questo posto due o tre mesi fa, poi c'è stata una seconda riunione dove sono state presentate delle bozze di regolamento per fare una sovrastruttura, per cui per far nascere quell'associazione di associazioni che
potesse dare la parvenza, un'articolazione di movimento molto ben articolata e costituita. Si sono fatti, diciamo, due passi avanti, però purtroppo nella riunione di avantieri si è fatto un notevole passo indietro, perché una delle associazioni le associazioni piccole non si sono presentate alla riunione. In più, uno dei comitati arcigay ha presentato, rovesciando un po' il tavolo, ma nel senso buono, non nel senso cattivo, presentando, diciamo, un'idea assolutamente, completamente diversa rispetto al percorso che stavamo facendo, che era quella che è stata quella che è stata presentata, e che è quello di facciamo un coordinamento con un obiettivo preciso, uno solo, vale a dire da qui a un anno facciamo il Gay Pride in Calabria. Allora, concettualmente l'idea è molto bella, perché siamo una delle poche regioni che non ha un Gay Pride, per cui dal punto di vista della comunità LGBT sicuramente è interessante come proposta, però questo ha tutta una serie di implicazioni. Allora, ci sono delle implicazioni che sono proprio tecniche, materiali. Quali possono essere? Possono essere quelle che le forze proprio umane di tutte queste associazioni, se noi le contiamo, non arriviamo onestamente in Calabria a 30 attivisti, cioè attivisti intendo persone che quasi quotidianamente comunque si occupano di queste cose, non arriviamo a 30 attivisti. Ciò significa che prendersi carico l'impegno di fare un Gay Pride in Calabria significa mobilitare su quest'unico obiettivo tutte le forze umane che ci sono, con tutti i rischi che ne conseguono, perché tu magari lavori da oggi e lavori per un anno ad un Gay Pride che corre seriamente il rischio di fare un flop, perché tu magari in piazza ti ritrovi con 500 persone a fronte di manifestazioni simili che ormai incominciano a contare i 20.000, 30.000, 50.000, il Gay Pride nazionale di Palermo, che è stato molto rischioso da questo punto di vista, ha contato 139.000 presenze. Io non lo so se con le forze e con le associazioni che abbiamo oggi qua in Calabria riusciamo a fare una manifestazione degna, cioè non dico con 50.000 persone, ma non credo che abbiamo la forza onestamente di poter nemmeno pensare ad una manifestazione di 10.000 persone, che già sarebbe, diciamo, una cosa degna. Il rischio che cos'è? Il rischio è che tu mobiliti tutte le energie umane per un intero anno per fare una manifestazione che poi dopo fa flop, per cui frana dal punto di vista politico, perché tu poi dopo il Gay Pride non è soltanto la parata, ma gli dai comunque caratterizzazione politica, scegli un tema, fai poi dopo i dibattiti, le tavole rotonde e quant'altro, con lo scopo di ottenere comunque dei risultati, no? Da parte di chi? Da parte delle istituzioni, quelli che sono i riconoscimenti dei diritti della comunità LGBT. Se chiaramente la partecipazione viene meno, tu fai anche il risultato politico, rischia seriamente di venire meno, e questo è un rischio assolutamente concreto e che c'è. E poi dopo, con tutte le attività che invece si possono fare, che noi abbiamo già dimostrato ancora prima di questo, diciamo, congresso di oggi, c'è tutta una serie di attività che vengono completamente bloccate e che non ci sarebbe più la possibilità di fare. I comitati arcigay sono determinati su questo, ci si è aggiornati per quanto riguarda il movimento calabrese ad una riunione a metà settembre, per cui continuiamo ancora con un ritmo profondamente inadeguato ai tempi e alle necessità. E di conseguenza io non so se questa idea possa essere praticata, e questo magari lo poniamo anche in discussione come dibattito generale, perché noi abbiamo una mozione congressuale da fare da una parte, e la Presidenza ha già presentato una proposta che sta qua sul tavolo, e dall'altra parte abbiamo la necessità, oggi che ci costituiamo in modo formale, di dare una risposta ufficiale per iscritto a queste altre associazioni a fronte di questa proposta che ci viene comunque avanzata, e che, voglio dire, per garbo, come posso dire, per educazione prima di tutto, per garbo istituzionale dall'altro, comunque una risposta positiva o negativa che sia dobbiamo darla, per cui oggi, nella discussione di oggi, è centrale anche, e non solo però, anche questa proposta
del movimento calabrese, vale a dire facciamo il coordinamento e ci buttiamo su quest'unica iniziativa che è il Gay Pride. Qual è, diciamo, l'altro rischio, non l'altro rischio, qual è l'altra riflessione che si può fare su questo? Allora, noi come Certi Diritti, anche se eravamo costituiti in modo informale, diciamo, a livello di coordinamento con le altre associazioni ci siamo già, perché noi abbiamo già fatto, abbiamo già lavorato singolarmente con associazioni, avendo fatto iniziative, e collegialmente con tutte le associazioni facendo iniziative. Io non posso dimenticare, felicemente, il convegno che abbiamo fatto ospiti dalla sala giunta della provincia di Catanzaro il 13 dicembre del 2012, il convegno in collaborazione con la CGL, ed è stata una collaborazione felice a cui hanno partecipato i comitati Arcigay, la Caleidos, Equality, Omocrazia, ognuno ha fatto un intervento. Quindi questo, che cosa voglio dire con questo? Cioè, siamo già rodati sul singolo obiettivo, siamo già rodati a lavorare insieme, per cui questa è una collaborazione che si può continuare a tenere, che ci sono già le basi. Poi dopo non è chiaramente priva di difficoltà questo percorso, nel momento in cui si decide di fare un'iniziativa comune con altri soggetti della comunità LGBT. Quindi l'idea del movimento qual era? L'idea del movimento era quello di fare un passo in avanti, cioè vale a dire, considerando che abbiamo rodato la possibilità di collaborare sul singolo obiettivo, allora creiamo questa sovrastruttura che è un movimento. Purtroppo questo movimento, da parte nostra, diciamo, c'è stata tutta la buona volontà nel volerlo costituire, promuovendo le riunioni, promuovendo i documenti, facendo girare i documenti, parlando e anche litigando con le persone. Ahimè, questo ritorno non c'è, perché fra una riunione e l'altra ci passa un mese e mezzo, due, poi si fa due passi avanti, un passo indietro, un po' come i gamberi. Onestamente non sono molto fiducioso sul proseguo di questa iniziativa. Ultimo argomento che voglio presentare in questa relazione introduttiva è il protocollo con la CGL e la riunione stessa di oggi. Come vedete, questa è una riunione soltanto con gli attivisti, non ci sono inviti istituzionali, non ci sono personalità che vengono a parlare, a fare la passerella, non ci sono, e non lo dico a caso questo, perché poi tu fai congressi in grande stile, si consumano tantissime energie nel cercare di raccogliere magari 100 persone, 200 persone, poi viene l'onorevole, la personalità, il consigliere regionale, quello che vuoi, diventa una passerella, perché poi queste cose qui ti fanno spendere una quantità notevole di energia, a fronte però di che cosa? Cioè, il consigliere regionale viene, ti dice bravo, fa la comparsata, si prende magari pure la fotografia e l'articoletto sul giornale perché ha fatto la presenza e l'intervento magari pure bello e brillante, però poi dopo di fatto non lascia nulla. Allora, la filosofia che da qualche mese stiamo adottando è la filosofia della concretezza. Non eravamo formalmente costituiti, siamo riusciti a chiudere un protocollo d'intesa importantissimo, che è quello con la CGL Catanzaro Lamezia, grazie a questa grandissima apertura fatta nei nostri confronti. E io colgo l'occasione per ringraziare il segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, Giuseppe Valentino. Non eravamo nemmeno formalmente costituiti, con una collaborazione stretta fra noi non formalmente costituiti, la Certi Diritti Nazionale, la Camera del Lavoro di Catanzaro, siamo riusciti a firmare un protocollo d'intesa e abbiamo messo in piedi l'osservatorio sulle politiche di genere e le pari opportunità. Che detto così è detto tutto ed è detto niente. Io però voglio ripercorrere con voi qui, che è la cosa più importante, e poi con chi ci ascolterà su web la registrazione di questo congresso costitutivo, che cosa noi abbiamo stipulato con la CGL. Poi abbiamo stipulato questo, e questo significa concretezza, quando io nei miei ragionamenti dico sempre aboliamo lo sventolio delle bandierine, non concentriamoci non su cose che non cambiano la vita delle persone, ma focalizziamo tutte le energie su cose che invece concrete, che possono cambiare la vita delle persone, e non sprechiamo l'energia inutilmente, come ad esempio, e vi ringrazio per aver accolto favorevolmente pure, diciamo, l'idea che ho proposto di fare una riunione fra pochi attivisti,
per l'atto burocratico di costituirla questa associazione, senza fare le passerelle per i politici, per le personalità, per i grandi discorsi, roboanti, per diciamo elemosinare un'antichia di stampa, insomma, e utilizziamo queste energie per cose concrete come per esempio l'osservatorio. Secondo me noi dobbiamo continuare a perseguire questa filosofia, che deve essere la filosofia della concretezza, di fare le cose che veramente danno la possibilità di cambiare la vita delle persone. Io vi voglio leggere quali sono gli obiettivi dell'osservatorio, per cui gli impegni che noi come Certi Diritti oggi, costituendoci formalmente, assumiamo formalmente con questo protocollo d'intesa insieme alla CGIL. Cioè, noi abbiamo stipulato quanto segue: la Camera del Lavoro di Catanzaro, l'Associazione dei Cani Certi Diritti, attraverso l'osservatorio di cui noi oggi prendiamo le redini, si farà parte attiva per raggiungere i seguenti obiettivi: a) acquisire la capacità di riconoscere le caratteristiche che assumono le diverse forme di discriminazione sul proprio territorio e i meccanismi che le riproducono; b) scambiare sul piano orizzontale le buone prassi con altre realtà locali. Questo coinvolge le province, coinvolge i comuni, coinvolge le ASL, eccetera. C) diventare catalizzatore delle competenze ed esperienze esistenti, coinvolgendo altri attori pubblici e le realtà del privato sociale, nella definizione di politiche antidiscriminatorie efficaci nel contesto locale; D) costruire un sistema operativo per la raccolta sistematica e la diffusione della conoscenza e dei dati sulle politiche di genere e di pari opportunità relativa al territorio regionale, ma con particolare attenzione rivolta alla provincia di Catanzaro; e formare gli operatori e dirigenti della Camera di Lavoro di Catanzaro attraverso il know-how maturato e con la consulenza dell'Associazione dei Cani Certi Diritti. Questo punto è, peraltro, già stiamo incominciando a lavorare e a pensare di mettere in piedi nelle prossime settimane un seminario formativo per i dirigenti della CGIL. E poi qui diamo il senso dalla nascita di questo osservatorio, no? Per cui l'incontro di due competenze, l'incontro dell'esperienza e della competenza del sindacato, che è tutto proiettato sul mondo del lavoro, sui diritti dei lavoratori, ma non solo, perché se andiamo a prendere lo statuto della CGIL nei primi tre articoli, voglio dire, non è soltanto un sindacato che si occupa solo ed esclusivamente di pratiche lavorative, ma anzi la maggior parte del lavoro che fa un sindacato come la CGIL con lo statuto che ha è un qualche cosa che invece riguarda a 360 gradi tutte le attività sociali e umane del tessuto sociale di questa nostra Italia. E quindi questa organizzazione sindacale si incontra con un'altra organizzazione, che è l'organizzazione Certi Diritti, che si occupa invece di diritti civili, della difesa dei diritti della comunità LGBT, con tutti gli allargamenti che la Certi Diritti ha messo nel proprio statuto e tutti gli allargamenti che noi abbiamo messo nella proposta di statuto che dopo spero possa essere approvata. E quindi questo punto sarà il punto d'inizio con l'organizzazione sindacale, perché nelle prossime settimane andremo a mettere in piedi questo seminario formativo, quindi saremo noi che andremo a formare i dirigenti della CGIL, che poi dopo si prenderanno carico dei casi di discriminazione e gli daremo l'opportunità di aprire un cono di luce su quello che è una comunità che ancora nel tessuto sociale non si conosce. E di conseguenza, quale migliore occasione e quale attività più pratica può esistere di questo? Altro che lo sventolio delle bandierine nell'occasione delle commemorazioni, con iniziative che comunque vanno fatte, per carità, perché quando è il momento di fare una commemorazione, per carità, si fa, però dal mio punto di vista nel modo più sobrio e sprecando meno energie possibili, perché invece le energie vanno investite sapientemente in cose che incidono e che cambiano la vita delle persone, perché queste sono le cose che contano e soprattutto sono le cose sui quali noi dobbiamo puntare con le poche forze economiche che sono zero e umane, che sono la cosa più importante, perché sono veramente esigue. Per cui queste forze vanno centellinate non tanto sulle cose che ci piace fare perché giusto è una cosa piacevole, no, per carità, però dare soprattutto precedenza appunto a quelle cose importanti, proprio perché le forze sono esigue e di conseguenza vanno centellinate e investite nelle cose più utili.
Poi c'è il punto F di questa convenzione con la CGIL che prevede il costruire un sistema permanente di monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio, e G, costruire un sistema permanente di rilevazione dei dati sui servizi alla persona già esistenti attraverso una mappatura degli stessi. Il punto H, sviluppare una funzione di studio del territorio, dei fenomeni sociali più rilevanti, delle relative dinamiche evolutive dei bisogni e dell'offerta di servizio. I, sviluppare e attivare funzioni di coordinamento territoriale nei processi informativi relativi alle politiche di genere. J, favorire la partecipazione della cittadinanza al sistema integrato di servizi e interventi sociosanitari attraverso la diffusione informativa e la cura dei processi comunicativi multimediali. K, favorire lo sviluppo nel territorio di una prassi di corretta utilizzazione del concetto di pari opportunità nelle varie fasi della pianificazione urbanistica, della programmazione economico-finanziaria, della progettazione di interventi che attengono alla sfera di competenza della provincia e della regione. L, sostenere il processo di integrazione territoriale delle politiche di genere con le politiche sanitarie, formative e del lavoro, anche attraverso la promozione di logiche di aggregazione organizzativa e gestionale relativamente allo svolgimento di funzioni informative complesse. M, contribuire allo sviluppo del sistema locale di rete. Per ultimo punto, N, prendere in carico i casi segnalati direttamente attraverso la rete delle associazioni che collaboreranno al progetto e presentarla alla Camera del Lavoro per la trattazione con gli strumenti propri dell'organizzazione interna della CGIL in tema di tutela dei lavoratori. Cioè, questo osservatorio mette direttamente le mani in pasta, perché qualora ci sia un lavoratore nella regione Calabria che oggi è discriminato per queste motivazioni, può rivolgersi a questo osservatorio e trova la Camera del Lavoro che gli mette già a disposizione, per esempio, l'ufficio vertenze, per cui legale. Cioè, queste effettivamente sono cose che incidono sulle persone, nel senso che migliorano la qualità della vita delle persone. Ultimo punto, dare risposta a un bisogno sociale diffuso e quindi ad attenuare il disagio negli utenti, sviluppa strumenti di consulenza e di mutuo aiuto realizzati tramite una rete di relazioni che utilizza modalità avanzate di partecipazione e discussione, dialoga in tal senso con ogni attore pubblico e privato per perseguire questo obiettivo e scopo. Cioè, sono tutti quanti punti molto complessi che ci impegneranno nei prossimi mesi, ma io dico nei prossimi anni, con questa, speriamo, felice collaborazione. Sono sicuro che sarà felice con la CGIL, ma io auspico anche che protocolli del genere si possano fare anche con altre organizzazioni sindacali, perché noi non siamo assolutamente preclusi, per esempio, aperti e aprire porte e finestre, per esempio, ad altre organizzazioni sindacali, che possono essere la CISL, la UIL, l'UGL, i comitati di base, tutti quelli che volete, così come tutte le altre associazioni. Bene, io la mia relazione introduttiva con questo la termino. Sicuramente la mia relazione è lacunosa di molti altri punti, ma ci siete voi che nel dibattito generale chiaramente integrerete tutte le deficienze che ho messo io in questa relazione. Quindi, se siete d'accordo, a questo punto passerei la parola a Federico Cerminaro per la sua relazione. Allora, io vengo da 12 anni di attivismo in associazioni LGBT e ho sempre pensato che la chiave effettivamente di volta è la garanzia del funzionamento di un'associazione che possa produrre dei risultati e la capacità di passare dalle visioni personali a quello che è il concetto di bene comune. Quindi la necessità di riuscire a fare una sintesi tra quelle che sono i modi di intendere le proprie esperienze con quello che sono le varie, le diverse, le plurali modalità con le quali una persona può autorappresentare se stessa. È evidente che un processo di questo tipo richiede sicuramente una fase di analisi, ma poi a questa fase di analisi deve necessariamente seguire una sintesi dove ognuno di noi va a cedere dei pezzi del proprio modo di interpretare la realtà, e in questa attività di mediazione, cedendo dei pezzi,
resta un nucleo che diventa quel nucleo comune fondamentale per poter dare forza alle iniziative che poi devono essere implementate sul territorio. È evidente che la difficoltà di fare un lavoro di questo tipo, ma nello stesso tempo il vero successo e la vera forza si traduce in un termine che a me sta molto a cuore, che è lo spirito associativo. Questo spirito associativo purtroppo o le persone ce lo hanno, oppure è l'unica cosa che non si può acquisire nemmeno con i corsi di formazione. Perché è facile trasferire dei concetti, ma non è assolutamente possibile trasferire una modalità con la quale operare. Io ho accolto di buon grado l'invito fattomi da Marco e da Riccardo rispetto ad un mio ritorno all'attivismo associativo con un entusiasmo che parte proprio dalla conoscenza più che decennale diretta di chi mi ha proposto questo ritorno nel mondo dell'associazionismo, con una crescita mia personale, perché chiaramente ho deciso di entrare a far parte dell'associazione Certi Diritti, perché è un'associazione che si occupa non solo di battaglie legate esclusivamente alla comunità LGBT, ma perché questa associazione riesce ad essere propositiva e promotrice proprio di quella che è una visione più ampia dei diritti civili e oserei dire ancora di più dei diritti umani, perché in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo sarebbe anacronistico e sicuramente fallimentare scindere le battaglie umane, quindi legate proprio alla sopravvivenza dell'individuo, con le battaglie civili, fermo restando che purtroppo la crisi attraversa anche molti di noi, che non siamo esenti delle conseguenze che la crisi economica produce nelle nostre vite. Quindi una visione più ampia di quelle che sono le battaglie, che poi possono essere sintetizzate in due macro obiettivi, che comunque camminano di pari passo. Il primo è quello di dare delle risposte concrete a dei bisogni. Quindi per poter fare questo è necessario innanzitutto ascoltare, che è un'attività veramente difficile a volte, ma fondamentale, perché solo ascoltando e facendosi interprete dei bisogni siamo in grado di dare delle risposte a questi bisogni, delle risposte che possiamo dare come associazione di Certi Diritti, che possiamo provare a dare come movimento, che possiamo provare a dare per il tramite di questo strumento che è l'osservatorio. Dare delle risposte significa sostanzialmente consentire alle persone di poter vivere una vita migliore, quindi innalzare la qualità della vita delle persone e soprattutto rispetto alle persone LGBT fornire loro un aiuto per coloro i quali vivono in maniera conflittuale il rapporto col proprio orientamento sessuale. Dall'altra parte, l'altro macro obiettivo che a mio avviso è fondamentale è quello di favorire il cambiamento sociale. Quindi se da un lato noi ci facciamo interprete di quelli che sono i bisogni dei singoli, dall'altro, dalla sintesi proprio di questi bisogni e da un occhio continuamente attento a quelle che sono le dinamiche sociali del nostro territorio, dobbiamo essere in grado non di guardare passivamente all'evoluzione, quindi di attuare quelle politiche di risposta a, ma avere anche una programmazione almeno annuale, in modo tale che giochiamo d'anticipo anche rispetto a determinate tematiche che da questo congresso emergono come prioritarie. Io spendo solo qualche parola sul concetto di movimento, perché non ho partecipato direttamente, ma ne sono stato informato in via indiretta. Ed io credo fortemente che siamo in una fase in cui da un lato abbiamo la necessità di alimentare l'identità della nostra associazione. Evidentemente se esistono più sigle è perché
all'interno del territorio ci sono delle visioni a volte comuni su alcune tematiche, a volte differenti su altro, semplicemente che la differenza può riguardare i processi, quindi le modalità con le quali arrivare ai risultati. Ora, se la differenza riguarda gli obiettivi sostanziali, è evidente che il movimento non potrà mai intraprendere un percorso comune. Se invece la differenza riguarda le modalità con le quali raggiungere certi risultati, è evidente che questo problema è facilmente risolvibile, perché si può trovare un compromesso su quali sono, o se riguarda l'ordine di priorità, perché per qualche associazione può essere più importante realizzare un obiettivo piuttosto che un altro. Io sono pienamente d'accordo con quello che dici tu, perché noi dobbiamo mettere in piedi delle azioni concrete che possono cambiare o la vita delle persone quando andiamo a dare delle risposte a dei bisogni, o cambiare in generale l'ambito nel quale andiamo a muoverci, quindi facendoci, essendo ancora più ambiziosi nel cercare di cambiare la società nella quale viviamo. Quindi, se questi sono i due macro obiettivi, io sono molto fiducioso, perché quelle che veramente contano non sono le risorse economiche, quelle servono relativamente. Quello che è veramente importante sono le risorse umane e la volontà di fare gruppo e di mettere in piedi degli obiettivi comuni, questo sia come associazione, sia come movimento, sia con tutti gli altri interlocutori. Forti del fatto che ci sono comunque anche all'interno della Calabria delle realtà che viaggiano già di per sé a delle velocità differenti, quindi avere anche l'ambizione di andare in quei territori dove le tematiche LGBT e gli altri obiettivi che ci siamo posti come centro di iniziativa locale non sono stati mai trattati. È importante creare una rete, ma non solo una rete con le associazioni, ma una rete con le istituzioni, una rete con i centri servizi, una rete con tutti quei luoghi di promozione della cultura, a partire dalla scuola primaria a finire alle università, che sono praticamente tutti quei luoghi dove determinati concetti passano, e come passano i concetti positivi, talvolta sono proprio gli istituti formativi che alimentano delle visioni distorte della realtà, e rendendosi complici di discriminazione nei confronti delle persone, perché sono quei posti dove si crea il pregiudizio. Quindi avere l'ambizione di sradicare alla radice il problema, andando a far capire che fondamentalmente una persona omosessuale altro non è che una persona che nutre un'affettività verso una persona dello stesso sesso, dove non ci sono relazioni di serie B, ma c'è la stessa intensità di sentimento. Il presupposto è sempre l'amore, non è altro. Quindi far passare un messaggio di questo tipo e far capire anche la sofferenza che una persona prova nel momento in cui c'è omofobia. Io ultimamente sto seguendo il dibattito che nel nostro Parlamento sta portando, spero porterà, all'approvazione di una legge contro omofobia e transfobia, e a volte sento degli interventi che mi fanno venire letteralmente la pelle d'oca, quando la gente sintetizza il concetto di omofobia in una maniera così estrema, pensando che omofobia è solo l'atto finale dell'uccisione della persona. Eppure chi vive sulla propria pelle il proprio orientamento e la propria condizione sa benissimo che talvolta ti uccide anche lo sguardo di scherno di una persona, o uccide quelle persone che non hanno gli strumenti e quella forza di poter affrontare in maniera serena il proprio orientamento. Ed è questo l'occhio che l'associazione deve avere riguardo verso le persone più deboli, verso quelli che soffrono di una condizione e che ne soffrono a tal punto da diventare essi stessi non solo vittime di omofobia, ma nel loro modo di affrontare il proprio orientamento diventare
causa di questa omofobia, perché a volte le persone portate all'esasperazione tendono a vestire dei panni che sono quei panni più comodi, è quel modo di autorappresentarsi che agli occhi della società può essere più accettato. Noi dobbiamo essere forti in questo e dobbiamo essere veramente capaci di astenerci quanto più possibile dai giudizi di merito nei confronti delle persone, altrimenti rischiamo di cadere in quei cliché, in quelle modalità di cui siamo noi stessi vittime. Quindi io credo che la vera anima delle certi diritti, proprio per il nome che porta, certi diritti, deve essere proprio quello spazio dove chiunque trova le porte aperte, dove chiunque si sente accettato, dove non ci deve essere nessuno. E non dobbiamo, io anche rispetto alle sigle LGBT, io ultimamente sto scrivendo LGBT asterisco. Perché? Perché alcune volte aggiungi delle sigle, sembra che accontenti qualcuno, poi dietro le sigle chiaramente c'è un dibattito anche culturale, perché ci sono delle diverse visioni del mondo. Io metto un asterisco perché se domani nasce un orientamento, un'identità di genere che nemmeno contempliamo oggi, noi dobbiamo essere pronti e ricettivi ad essere aperti e accoglienti verso chiunque. Quindi in questa ottica e secondo questi propositi mi auguro che da oggi partiremo con un'associazione che deve fare la qualità nella visione della realtà. Mi fermo. Grazie Federico. Allora, da ordine dei lavori scadrebbe il termine per la presentazione di emendamenti sia all'ordine del giorno che all'ordine dei lavori. Ci sono qualcuno vuole proporre modifiche all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori? Lo statuto viene dopo. Ok, quindi se non ci sono proposte di modifica all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori, io passerei all'approvazione dell'ordine del giorno, che prevede la costituzione del centro iniziativa locale Certiti per la Calabria in forma di associazione di promozione sociale, e al secondo punto prevede la costituzione dell'associazione Certiti di Calabria Onlus. Allora, noi oggi, questo lo voglio specificare, non fondiamo un'associazione ma ne fondiamo due contemporaneamente. Costituzione del centro di iniziativa locale Certi diritti in forma di associazione di promozione sociale è quella che stiamo costituendo, esatto, secondo statuto. L'altra è un'associazione di volontariato, quindi costituzione dell'associazione Certi diritti Calabria volontariato, perché si ispira alla legge sul volontariato. Per questo qui poi dopo ci dà la possibilità di accedere a tutta una serie di agevolazioni e servizi. Diciamo che questo qui è più una parte tecnica burocratica. Se non ci sono proposte di modifica, io passerei alla votazione per l'approvazione dell'ordine dei lavori. Dell'ordine del giorno. Chi è a favore? Approvato all'unanimità. Adesso andiamo ad approvare invece l'ordine dei lavori. L'ordine dei lavori, una parte l'abbiamo già comunque consumato, sono le relazioni introduttive. Adesso passiamo all'approvazione appunto dell'ordine dei lavori. Subito dopo la Presidenza vi presenterà la proposta di statuto, la proposta di mozione generale e dopo avremo il dibattito. Io propongo qui di fare una modifica, perché siccome abbiamo incominciato un po' tardi e sono già le 19.30, per cui abolirei gli orari di 19.30 alle 20, quale scadenza per la presentazione di altre mozioni piuttosto che degli emendamenti alle mozioni e allo statuto. Per cui utilizzerei il tempo del dibattito generale, se qualcuno vuole presentare degli emendamenti sia allo statuto che alla mozione avrà, diciamo, questo tempo qua. E poi dopo chiuderemo con l'approvazione dello statuto, della mozione generale, e poi dopo passeremo alla relazione degli ordini. Se non ci sono osservazioni, mette ai voti la proposta di ordine dei lavori. Chi è a favore? E anche questa è approvata all'unanimità. Benissimo. Allora, adesso passa alla presentazione dello statuto, e questo lavoro qua lo fa la Presidenza.
Ecco qua. Allora, lo statuto è in pratica il documento di 4 pagine che avete qui a portata di mano. Allora, questo statuto è un po' un adattamento dello statuto della Agenzia dei diritti nazionali, perché comunque c'è questo vincolo nell'articolo 9 dello statuto della Agenzia dei diritti nazionali, dove dice che in ogni caso lo statuto dei centri di iniziativa locale deve un po' rispecchiare questo, fatta salva chiaramente tutte le autonomie del caso. E che cosa abbiamo introdotto? Lo abbiamo adattato chiaramente alle nostre esigenze. Scusami, non solo questo. No, aspetta, faccio l'introduzione e poi dopo do la parola per chi vuole intervenire. Quindi lo abbiamo adattato a quelle che sono le nostre esigenze. È un lavoro che abbiamo fatto, diciamo, di concerto con Federico, e questo qui è una, diciamo, è una proposta che sulla mailing list circola già da diversi giorni. E in più abbiamo fatto negli scopi un gran lavoro di ampliamento, di cui magari tu vuoi dire anche qualcosa, e in più abbiamo previsto, voglio dire, il futuro di questa associazione, no? Quindi questa qui è un'associazione che nasce adesso con 15-20 persone, però è un'associazione che noi ci auguriamo che magari da qui a un anno, due anni possa avere 100 iscritti, 200 iscritti, cioè, o magari anche 1000 iscritti, chi te lo può dire. Comunque, in ogni caso, noi abbiamo uno statuto che calza perfettamente alle esigenze di un'associazione piccola di 15-20 persone come quello che sta nascendo, però ha già tutti quanti gli strumenti per un'associazione che sia molto più numerosa, magari di centinaia o di migliaia di persone, per cui prevede diciamo già abbastanza tutto quello che vi ho appena esposto. Allora, su questo qui, sulla proposta di statuto, io aprirei un po' un momento di dibattito, se ci sono, diciamo, degli interventi, perché poi dopo apriremo il dibattito generale e poi alla fine arriveremo agli eventuali emendamenti e all'approvazione. Federico, se volevi dire tu, aggiungi. No, io volevo fare solo una precisazione, che oltre che elaborata sulla falsariga di quella che di quello che è lo statuto dell'Associazione Nazionale dei Centri Diritti, chiaramente ci siamo attenuti scrupolosamente a quelle che sono proprio le indicazioni della legge 383 del 2000, che è proprio la legge che disciplina le associazioni di promozione sociale, per cui c'è necessità che ci siano degli obiettivi, che ci siano degli organi, che ci siano dei punti dei quali non si può assolutamente prescindere. Okay. Solo questo. Armando? Allora, sul punto 12.4, sì, in cui si specificano le responsabilità del tesoriere, c'è scritto è responsabile della raccolta, della custodia delle quote di adesione. E se è il caso di quantificarlo adesso, quant'è la quota di adesione? È allora, indipendente dalla quota di iscrizione nazionale. Esatto, ti rispondo io. C'è un'altra parte dello statuto che demanda questa responsabilità al segretario, cioè è il segretario, sentito il direttivo, che nella prima riunione utile stabilisce quanto è la quota di adesione. Quindi non è prevista nello statuto, ma può essere modificata nel tempo di volta in volta, per cui quando noi chiuderemo qui e quindi avremo un segretario, un tesoriere, un presidente, un revisore dei conti, e che cosa farà il segretario? Di concerto con il presidente e il tesoriere verrà nominato un direttivo, e insieme al direttivo uscirà fuori la quota di adesione. C'è prevista in realtà un'altra cosa, se possibile. No, c'era altro, aspetta, no, scusa. No, scusa. Secondo la base, sulla base dello statuto nazionale che prevedeva i 15 iscritti a livello nazionale, sì, a livello regionale, sì, qual è la quota per cui un congresso è legittimo? Nel senso, che presenza deve avere rispetto agli iscritti? Cioè, i presupposti per fare il lavoro che stiamo facendo noi oggi sono avere 15 iscritti su base regionale all'Associazione Radicale Centri Diritti, e questo è un requisito che abbiamo, diciamo, che c'è. No, mi riferisco ai congressi annuali ai congressi annuali futuri nostri, sì, dici come centro iniziativa, sì, locale. No, non c'è nessun requisito. E poi sono biennali i congressi, sì, poi sono biennali. Ma non è stabilito un requisito. Cioè, se il prossimo anno ci dovessero essere, malauguratamente, noi speriamo di no, 10 iscritti, l'associazione va avanti lo stesso, perché comunque formalmente costituita andrà avanti lo stesso. Come requisiti iniziali sono previsti i 15, questo ce l'abbiamo, per cui si è composto.
un'altra cosa, sì. Sempre che viene dallo Statuto Nazionale, che il segretario, presidente e tesoriere vengono eletti con scrutinio segreto. Sì. Possiamo anche ovviare e aggiungere comunque e andare anche con voto palese, perché nel caso ci sia necessità dello scrutinio segreto va bene, ma se si può anche attuare. Allora io dico, se tu vuoi presentare un emendamento in tal senso, nel frattempo non c'è un dibattito generale, sì, lo formuli, sì, e lo mettiamo ai voti. Io per parte mia, se vogliamo aprire un dibattito su questa cosa qua, dico sempre, cioè ricordo in tutte le assemblee, in tutti i consessi, ricordo sempre una cosa. Quando si vota sulle cose, il voto, tranne se non viene espressamente richiesto da una parte, regolamentato o no, il voto segreto, quando si vota sulle cose, si vota sempre a voto palese, cioè ad alzata di mano. Quando si vota sulle persone, anche quando si è un consesso amichevole, bello, tranquillo come il nostro, io preferisco sempre il voto segreto. C'è la famosa scheda dove tu, la tenore, l'hai già preparata, l'urna, eccetera, eccetera. Ciò non toglie che se tu comunque vuoi presentare un emendamento, lo presenti, lo metti a me voto, integriamo lo statuto, nessun problema. L'importante è fare una formulazione, voglio dire, adeguata, poi siamo qua, la trattiamo, la aggiungiamo. No. Valuta tu se diciamo potrebbe fare anche magari palese, poi a richiesta almeno anche di una sola persona si fa, si possono utilizzare tutti gli strumenti. Io diciamo un orientamento mio personale, d'accordo su quello che hai detto, sì, è un orientamento mio personale, nel senso la presidenza nel redigere la proposta di statuto, essendo che comunque non contiene, non è un contenitore chiaramente di tutte le opinioni, ma anche la presidenza ha diciamo una sua impostazione personale, giusto o sbagliata che sia, quindi dice, diciamo, se preferisce quando si vota sulle persone il voto segreto, sulle cose il voto palese. Poi assolutamente libero. Ci sono altri interventi sullo statuto? No, ok, allora ce lo mettiamo da parte perché poi lo approviamo chiaramente alla fine, perché diamo il tempo ad Andrea se vuole presentare un emendamento oppure se qualche altro vuole presentare degli emendamenti. Adesso passiamo alla presentazione della proposta di mozione generale, sempre da parte della Presidenza. Allora, la mozione generale, adesso io faccio un lavoro che è un po' antipatico, ve la devo leggere per forza, non posso fare altrimenti, voi ne avete una copia, quindi se è più facile seguire sulla copia, fatelo, però per chi ci ascolta, per chi ci ascolterà in futuro attraverso la videoregistrazione e quindi non avrà la possibilità di leggere, io la devo leggere per forza. Allora, la proposta di mozione generale è la seguente: il primo congresso del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti per la Calabria approva le relazioni introduttive e fonda l'associazione a tutti gli effetti di legge nel rispetto dell'articolo 9 dello statuto dell'associazione radicale Certi Diritti, salutando con favore il costituirsi di questo nuovo soggetto e ringraziando tutti i convenuti. Il primo congresso del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti per la Calabria si dota di uno statuto che prevede la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta, connesse all'identità di genere, all'orientamento sessuale della persona, al diritto di vita in un ambiente sano ed ecosostenibile, la promozione della piena libertà e responsabilità sessuale della persona, la promozione, anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, la tutela e dell'assistenza alle persone vittime di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretto e indiretta, compresa l'assistenza legale e la presentazione in giudizio, la promozione di specifiche iniziative contro le discriminazioni multiple e delle malattie sessualmente trasmissibili, iniziative a tutela dei diritti delle donne, iniziative sulle politiche giovanili, con particolare attenzione al processo formativo in ambito pubblico e privato, iniziative in favore delle politiche di accoglienza, integrazione e sostegno degli immigrati, iniziative volte a tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, iniziative volte a tutelare i diritti e a migliorare le condizioni di vita delle persone private della libertà personale, partecipazione a bandi in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Ringrazia la mozione approvata nel corso del sesto congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, svolta a Napoli il 7 aprile 2013, e in particolare nella parte che recita: oltre a confermare la continuazione di affermazione civile e la validità della strategia adottata, l'associazione deve concentrarsi sulla costruzione e il lancio di una campagna nazionale per il matrimonio egualitario
perché questo è il tema che rappresenta il cardine del confronto oggi in atto sulla piena uguaglianza sostanziale, non solo formale, delle persone LGBT asterisco nel paese. Campagna che deve essere capace di coinvolgere non solo il maggior numero possibile di cittadini e cittadine, membri del Parlamento, della classe dirigente del paese e associazioni, facendo propri questi enunciati e impegnando gli organi dirigenti su questo obiettivo. Quest'ultima frase rivolta chiaramente a noi. Poi, perfeziona il protocollo d'intesa siglato con la CGIL di Catanzaro Lamezia il 4 luglio 2013, che ha istituito l'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, e impegna gli organi dirigenti a produrre ogni azione necessaria affinché questo si avvii e attivi sul territorio e funzioni secondo i punti concordati nel protocollo, dando priorità a questa iniziativa in questa prima fase di anno politico e partendo dalla formazione dei dirigenti del sindacato. In ultimo, auspica che il 7° congresso dell'associazione radicale Certi Diritti possa svolgersi in Calabria, impegnando gli organi dirigenti ad avanzare tale proposta e a dare il massimo supporto politico e logistico affinché ciò possa avvenire. Bene, quindi apro la fase di dibattito sulla mozione. Riccardo, sulla mozione. Sono d'accordo, dico sulla mozione assolutamente. Ah, ok, ma tu vuoi intervenire sulla mozione o sul dibattito generale? Dopo dibattito generale. Solo dire che hai aggiunto giustamente l'asterisco nell'LGBT che ha detto Federico. Sì, infatti, quindi, sì. Io due cose. Allora, dove dice partecipazione a bandi ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo, questa parte la caccerei, perché mentre sopra spieghiamo quali sono i temi, questo in realtà è uno strumento, cioè la partecipazione al bando non è un tema, ma è uno strumento. Poi mi era venuto già oggi, non te l'ho detto teoricamente, ma te lo dico adesso, di dare un titolo alla mozione, e mi era venuto in mente di chiamarla E-mozionami, quindi emozionami, dove sta per egualitario, considerato che uno degli obiettivi principali che ci vogliamo dare è un matrimonio egualitario. Era una proposta di titolo. Va bene. Questo qui, aspetta, la facciamo su base di emendamento proprio nell'ultima parte quando andiamo alla votazione, se sei d'accordo. Dove specifica, compresa l'assistenza legale e la presentazione in giudizio, nella parte successiva dove dice una attività di assistenza trasmissibile, secondo me sarebbe anche opportuno inserire, non so in poi in che termini, effettivamente l'assistenza psicologica, in quanto per esperienze personali c'è bisogno anche di un riferimento psicologico in caso di malattie sono trasmissibili. Vabbè, pure questo qui prepara la formulazione, così poi dopo il dibattito generale la diciamo inseriamo. Chi altri vuole intervenire sulla mozione? Ah, vabbè, loro sono arrivati. Vabbè, allora prendo il dibattito generale. Chi si stia a parlare? Io capo. Non so se la voce. Si stanno preparando lamentamente. Vabbè, tu parti intanto, dai. Allora, vabbè, innanzitutto mi ricollego. Dibattito generale. Innanzitutto mi ricollego al discorso fatto dell'intervento di Federico, che ringrazio per la per quello che ha detto, ma secondo me doverti ringraziare per le tue competenze che porti all'interno del centro di iniziativa locale che si sta per costituire. E ci tengo a fare una piccola precisazione, quello che secondo me è importante, perché Federico diceva una cosa giusta, che è quello che deve dare poi l'associazione, il coordinamento che si sta costituendo, ovvero l'accoglienza
nei confronti di chiunque, indipendentemente dal tipo di discriminazione e dal tipo di appartenenza. Io dico anche appartenenza politica o appartenenza religiosa, perché è importante accogliere tutti. E ci tengo a dire proprio appartenenza politica, perché spesso e volentieri si tende a dare un carattere politico alle associazioni, quando in realtà le associazioni non dovrebbero essere politiche, ma rivolgersi ai bisogni delle persone in quanto tali. Poi mi preme anche ricordare un'altra cosa. Facciamo anche un piccolo passo sulla storia della comunità LGBT, perché se noi siamo qua oggi, stiamo costruendo un piccolo pezzo di storia, come un po' Federico ricordava, che è da 12 anni che si impegna per le battaglie civili. Noi stessi apparteniamo a una storia che spesso viene dimenticata e poco conosciuta anche dalla comunità stessa, nonché dalle persone che invece non sono avvezze alla comunità LGBT. Abbiamo personaggi importanti non soltanto in ambito radicale, visto che l'associazione Certi Diritti è un'associazione radicale, quindi abbiamo Angelo Pezzana, anche lo stesso Enzo Cucco, altri personaggi, però è importante secondo me focalizzare che quello che deve venire dall'esterno è definire il contesto storico in cui viviamo. Cioè, lo abbiamo visto anche con l'ultimo Pride di Palermo. Sarebbe stato impensabile qualche anno fa un Pride così partecipato, e soprattutto che le famiglie, le persone cosiddette comuni partecipassero così attivamente a queste tematiche che ormai sono di tutti i giorni. L'unico problema che spesso si riesce a delineare qual è? È che le discriminazioni sono sotto i nostri occhi, spesso non si ha la forza di reagire. Federico ricordava proprio questo, che magari l'omofobia sì, è la parte finale, però cosa c'è dietro? E come si fa a combattere l'omofobia? Noi non dobbiamo, secondo me, combattere la parte finale, cioè intervenire quando è già avvenuto il reato, quello che è di omofobia, ma dobbiamo dare una certa cultura alla... non è giusto nemmeno dire al diverso, perché è sbagliato come termine che non mi piace, qualcuno disse no, qualcuno disse una cosa giusta, ognuno di noi è speciale, cioè a me piace questa idea, che ognuno di noi porta una propria personalità, e quindi siccome siamo tutte persone speciali diamo alla società questo contributo, e quindi l'associazione, anzi quel concetto di iniziativa che si sta formando adesso, dà il suo contributo non soltanto alla comunità LGBT ma alla comunità in generale, e noi quindi ci dovremmo rivolgere alla comunità in generale, non solo alla comunità LGBT, perché la comunità LGBT è giusto che esista, ma nel principio di non ghettizzarsi è giusto rivolgersi a tutte le istituzioni, dare il nostro valore aggiunto a tutte le istituzioni, per far conoscere, come dicevi tu prima, come diceva Marco prima, con il centro, l'osservatorio sulle politiche di genere, formatosi di recente, formando appunto i dirigenti della CGL. Noi dobbiamo far conoscere non tanto le persone gay, le persone omosessuali, quanto che magari quello che si dà alla comunità LGBT in realtà non lo si dà solo alla comunità LGBT, ma lo si dà all'intero patrimonio umano. Io perché mi collegavo al fatto storico? Perché la cosa importante che noi dovremmo fare è far capire soprattutto anche alla scuola, alle parrocchie, alla politica, ai sindacati, che le persone omosessuali, le persone transgender, le persone lesbiche sono persone che comunque lavorano accanto a te, sono persone che hanno una storia, che hanno una cultura, sono persone che da sempre si sono distinte per il loro valore aggiunto. E quindi se dal 69-70 in poi ci sono stati in Italia i primi moti, diciamo, di movimento omosessuale, chi li conosce e chi non li conosce, è giusto secondo me far comprendere che questa evoluzione che è avvenuta nel 60-70 ancora continua oggi. Perché? Perché siamo passati da un momento in cui, diceva Oscar Wilde, l'amore, che non so pronunciare il suo nome, era qualcosa di nascosto, siamo arrivati a qualcosa che è invece un reclamare i diritti ad alta voce. Io mi voglio ricollegare anche al congresso ultimo della nostra associazione Certi Diritti, perché è attuale. Abbiamo avuto di recente le offese da parte del ministro Calderoli al ministro Chienge
ed è un'evidente offesa razzista. Noi abbiamo dedicato l'ultimo congresso a Rosa Parks. Rosa Parks, inutile che spiego chi è, perché chi lo volesse sapere basta che va a vederlo su Wikipedia, però le discriminazioni che avvengono tutti i giorni nei confronti delle donne, le discriminazioni che avvengono sulla base dell'orientamento sessuale, della razza, le discriminazioni religiose, ci sono addirittura discriminazioni che avvengono proprio sulla religione, pensiamo agli ex testimoni di Geova, ci sono anche queste. Pensiamo anche alla stessa discriminazione che avviene per le persone disabili, perché cosa che magari non abbiamo ben specificato prima nella mozione generale era che comunque l'associazione radicale di certi diritti si rivolge anche alla sessualità, al diritto alla sessualità delle persone disabili. Noi dovremmo proprio far comprendere a tutta la società, non solo come dicevo prima al panorama LGBT, che quello che noi diamo è un apporto culturale di scolarizzazione, se vogliamo chiamarla, delle persone comuni, perché più delle volte la persona che comprende quali sono i bisogni della collettività LGBT comprende che sono gli stessi bisogni suoi, sono bisogni semplicemente di vita. Bisogno di lavoro, bisogno di integrazione, bisogno di accoglienza, che è una parola secondo me fondamentale, la parola accoglienza. Quindi non dobbiamo dotarci di chissà quali strumenti. Io prendo sempre ad esempio il discorso che hai fatto tu poco fa, Federico, perché noi abbiamo proprio bisogno del valore della risorsa umana, cioè quello che possono fare poche persone non lo possono fare magari i soldi, perché quello che sì, certo, i soldi sono importanti, ma le risorse umane, quello che riusciamo ad ottenere noi, che siamo riusciti ad ottenere magari quattro persone volantinando davanti a una scuola, come l'ultima volta è successa a Praia Mare, che abbiamo volantinato nella ricorrenza della giornata mondiale contro l'omofobia, io credo che sia anche un solo piccolo passo la visibilità, cioè farci vedere quello che magari ci viene negato spesso dai media, dai giornali. Anche se poi ci sono delle testate che riescono a registrare il piccolo cambiamento che avviene in posti come la Calabria, che sembra dimenticata, però in realtà è fermento. Quindi dal mio punto di vista l'accoglienza è una cosa fondamentale, l'integrazione è una cosa fondamentale, il contaminarsi con altre associazioni non per forza LGBT, dobbiamo farci conoscere proprio per la possibilità di espandere la cultura che noi vogliamo dare alla comunità, non solo LGBT, l'asterisco mi sta benissimo, alla comunità in generale, perché noi siamo, secondo me, l'espressione dell'evoluzione, della storia che partì nel 69 con le rivendicazioni dei diritti civili in generale, che ancora oggi vanno avanti, devono continuare ad andare avanti, perché se, come dice Federico, ci sarà un giorno un orientamento sessuale ancora non contemplato, dobbiamo difendere anche il diritto di esistenza. Quindi io sono pienamente d'accordo su queste iniziative, sulla mozione generale. Mi piace anche l'idea che diceva poco fa Armando di includere l'assistenza psicologica, perché l'assistenza psicologica è fondamentale, specie per una persona magari aggredita o una persona che comunque versa in situazioni di stalking, pensiamo per esempio alle donne, oppure omofobia anche interiorizzata, perché era quella che bene o male parlava prima Federico. Quindi io sono per l'estensione massima non solo dei diritti ma dei punti di contatto, fermo restando poi la battaglia sul matrimonio egualitario, perché credo che sia la rappresentazione più completa di una disparità di trattamento dinanzi alla legge, anche perché si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo con il matrimonio civile, però è giusto che un diritto venga esteso a tutti, e poi se una persona vuole usufruire di quel diritto lo può fare, eventualmente un domani si potrà anche decostruire totalmente il matrimonio civile e farne un nuovo istituto, sicuramente che tuteli di più magari, non so, i padri separati, visto che se ne parla poco, o le donne stesse e via discorrendo. Quindi io dico benvenga a questo centro di iniziativa locale della Certi Diritti in Calabria, e benvenga anche l'osservatorio, questo protocollo insomma con la CGIL e con altre sigle sindacali, perché in tutte le sigle sindacali sicuramente ci saranno persone gay, lesbiche, transgender e hanno bisogno anch'esse di essere tutelate. Quindi auguro a tutti un buon congresso e grazie di queste risorse umane
pane che sono qui al tavolo. Grazie Riccardo. Armando, accendereste la luce per cortesia? Sì, guarda, sono le persone di buona volontà che avevo per una bottiglia d'acqua. Sì. Anche tu, per favore. Il bottone della luce ce lo devo far spiegare. Allora, abbiamo già provato tutti, ma tutti i tasti. Chi altro vuole intervenire? Andrea? Io volevo dire due cose, però giusto per rafforzare. Ah no, scusami soltanto un attimo, dobbiamo un attimo aspettare, vorrei che ritornasse. Riccardo? Vorrei che tornasse Riccardo e anche Armando, perché voglio fare una chiosa sull'intervento di Riccardo. Allora, io permettetemi, vorrei fare una chiosa sull'intervento di Riccardo, perché mi dà l'opportunità di spiegare una cosa alla quale tengo molto, e che è l'articolo 4 dello statuto che noi ci accingiamo ad approvare. Allora, Riccardo all'inizio del suo intervento faceva riferimento, no, a quel concetto che chiaramente non dobbiamo essere chiusi, ma dobbiamo essere aperti anche ad altre associazioni, partiti politici, gruppi, formazioni sociali, eccetera eccetera, giusto? Sì. Allora, l'articolo 4 del nostro statuto, quello che noi andiamo ad approvare, il punto 4.1 è una frase asciutta, netta, secca: chiunque può iscriversi all'associazione. Attenzione, non è una frase casuale buttata così, per cui dicevamo chiunque, tutti, vabbè, sembra una cosa banale. Per decenni le associazioni, i partiti, i sindacati si sono sperticati nei loro statuti e hanno dedicato centinaia, forse migliaia di ore di discussione per decidere chi era degno o non degno di iscriversi. Oggi nei partiti politici quasi tutti vige l'incompatibilità, cioè se io mi iscrivo al partito X e mi iscrivo al partito Y, il partito X mi sbatte fuori. Questa è un'idea rivoluzionaria che si rifà, qui faccio una citazione, diciamo, radicale, al famoso statuto, aiutami, del 1976. Forse un po' prima. Forse un po' prima. Addirittura. Il partito che è aperto. Esatto. Questo, diciamo, è una chicca radicale, una rivoluzione radicale, ma di un quarantennio, cinquantennio fa, dove nello statuto tu inserisci questa definizione asciutta, mentre tu vai a vedere gli statuti dei sindacati, gli statuti dei partiti, dove fanno tutta un'elencazione che ti dicono: ti puoi iscrivere da me se rispondi a questo requisito, a questo requisito, se ti trovi in questa condizione, se sei così, se sei colà, se sei alzato ti puoi iscrivere, se sei seduto no. Allora noi invece introduciamo questo elemento: chiunque può iscriversi all'associazione, che risolve tutto. E quando apparirebbe una frase, diciamo, buttata lì, nel senso di vabbè, massima apertura, chiunque, allora noi abbiamo, diciamo. Anche perché, scusa, c'è l'osservatorio sulle politiche di discriminazione in generale, noi siamo contro ogni discriminazione, quindi accettiamo chiunque, non facciamo discriminazioni né di orientamento politico né di orientamento religioso, tanto meno di orientamento sindacale. Chiudo questa chiosa e do la parola ad Andrea. Guarda, giusto un'ultima precisazione. Attenzione, visto che abbiamo già avuto qualche discussione con la Forza Nuova, se non sbaglio. Magari riprendiamo qualche scherzo anche da lì. Attingiamo la Forza Nuova. Anche un attivista di Forza Nuova può iscriversi alla Cella Filippi. E io non sono tanto convinto. Io non sono tanto convinto che in Forza Nuova, fra gli iscritti di Forza Nuova, non ci siano persone lesbiche, gay o bisessuali. Transessuale, transgender la vedo un po' più difficile. Però lo dico loro. Esatto. Ma quando si scagliano contro gli omosessuali ricadono in quella triste categoria di persone affette da omofobia interiorizzata. Allora, Andrea, hai altro da aggiungere? No, lo so semplicemente
rafforzare quello che hanno già detto Riccardo e Federico, aggiungendo che effettivamente appunto poi l'affermazione delle diversità, c'è qualche altra associazione che dell'uniformità fa una forza, invece fa piacere che certi diritti e anche appunto, certi diritti Calabria faccia forza delle diversità, cioè siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi, e questa è la cosa bella, perché la diversità raggiunge e aggiunge ricchezza a qualsiasi, sia all'individuo che come popolazione, e ce ne sono degli esempi bellissimi, non ultimo Palermo, dove siamo stati, che era una commistione tra normanni e turchi e ottomani, che ha portato ad essere unici ancora di più come città e come popolo, quello siculo. Io niente, volevo soltanto dire che sono appunto molto felice, che come ho già detto in un congresso nazionale, come iscritto, e ancora una volta lo ribadisco, come iscritto a certi diritti, attivista di certi diritti per la Calabria che oggi andiamo a costituire, io sarò soltanto felice quando potremo finalmente chiudere questa associazione, che significa raggiungere tutti gli scopi delle nostre emozioni, quindi riuscire a raggiungere davvero nessuna discriminazione verso tutte le diversità. Solo questo. Bene, la trasformeremo proprio in un memoriale. La parola è Claudio. Poi volevo richiamare anche il fatto che poi certi diritti è soggetto costruente del Partito Radicale, volendo trasformare il partito, e nell'intervento di Federico lui ha richiamato anche l'urgenza, la necessità economica, il bisogno, diciamo, a 360 gradi, che vede la completa carenza appunto contenitori vuoti nei quali poi questa trasversalità non riesce a permettere di far venire fuori quanto poi l'illegalità produce, tutte le conseguenze di cui Riccardo ha fatto cenno nel suo intervento. Cioè non è che non c'è in luce nel paese e anche in orientamenti politici diversi altri da quello che può essere un'impostazione radicale, come l'abbiamo dimostrato in tanti appuntamenti referendari. Il problema è che non c'è dibattito, l'illegalità non è il fatto che la norma, la legge è violata, come noi da 3 anni facciamo per la battaglia sull'amnistia oppure per la condizione delle carceri e quant'altro. Il problema è che non c'è dibattito, quindi l'illegalità diventa poi scontro frontale. Quando noi riusciamo a guadagnare un passo, 2, 3, 4, 5 passi avanti in tutto quello che abbiamo detto, poi viene perso eroso da sotto un'altra prospettiva, senza la possibilità poi, proprio nell'azione di monitoraggio, che diventa a questo punto essenziale se riusciamo poi a allargarla e a porla in una prospettiva di intreccio e a 360 gradi, diventa viceversa quel riferimento al quale Riccardo ha fatto molto bene a richiamarlo nel suo intervento. C'è un'economia che da anni stabilisce quanto darti il diritto, quanto darti i diritti e comunque anche la convenienza garantirli, perché quella pace sociale non è il dibattito trasversale che fa sì che viceversa anche per me il blocco economico e l'assenza di ricerca transazionale, transpartitica, non violente, quindi anche i nuovi parametri di liberalizzazioni, di antitrust, possono porre il bisogno, la necessità del lavoro, di avere appunto di come mangiare il giorno, di avere una prospettiva di benessere in tutto quello che quell'evoluzione storica, economica, poi ha determinato anche nelle contrapposizioni che storicamente si sono create, che noi viceversa abbiamo dimostrato non essere tali quando appunto questa trasversalità è diventata dibattito, è diventato confronto, e quando appunto le contrapposizioni da una parte politica piuttosto che un'altra abbiamo visto che poi non erano tali, ma che poi la partitocrazia, la sindacatocrazia, la partitocrazia
ha creato ad hoc per giustificare un business degli affari nei quali siamo tutti quanti immessi e tutti quanti bloccati. E l'ho voluto, come dire, richiamare perché, ci si ritrova poi anche da fronti politici opposti a fare le stesse battaglie, ma non c'è la possibilità viceversa di confrontarsi e avere un dibattito su perché il Presidente della Repubblica non riesce a mandare un messaggio alle Camere, su perché il Presidente della Repubblica non ha mandato un messaggio alle Camere ad un anno dalle elezioni politiche, quando il Consiglio d'Europa diceva che non si può cambiare la legge elettorale proprio entro l'anno. Perché lui si è occupato e continua a occuparsi e invade illegalmente il potere legislativo. Io penso che Pannella ha sostenuto Napolitano sia nel primo Senato che successivamente contro una partitocrazia che è rimasta completamente silente a riguardo, e come questo silenzio fa sì che noi radicali non possiamo parlare di diritti radicali con altre forze politiche e quindi con queste problematiche oggetto della nostra iniziativa politica, con una retrospettiva che permette viceversa di cogliere come, io finisco con questo, mi ricordo un intervento di Corradino Mineo, che adesso è senatore del Partito Democratico, 68, grandi marce per la liberazione, ma poi i giochi erano già tutti chiusi, sì, si manifestava tutto il diritto eccetera, ma era già tutto quanto chiuso, perché avevano chiuso l'economia, avevano chiuso l'acqua con la quale non ci stettiamo, avevano chiuso il piatto di pasta con il quale mangiamo, perché poi dopo ne continuiamo da due anni a questa parte a fare gli scioperi della fame e la sete per appunto trasferire la nostra debolezza nella forza di un dibattito che permettesse appunto di aprire quello che nel 68 è rimasto chiuso e che noi in tante occasioni, vedi adesso questi referendum, abbiamo dimostrato essere del paese, e come la violenza e quello che noi abbiamo denunciato e denunciamo, l'omofobia non è che io ti ammazzo, è lo schermo, perché lo schermo cosa c'è? C'è l'interesse in morso tua vita mea, poi queste volte viene fuori questa è la verità, e io non è che ti nego la tua libertà perché mi interessa negarti. Perché mi interessa quello schermo, perché mi interessa quel conflitto, perché mi interessa quella contrapposizione senza la quale una vera posizione dominante, economica, di potere, che questa partitocrazia, sindacatocrazia, ha creato e che non vuole assolutamente perdere, e nella quale per esempio anche, finisco con questo, la vicenda degli ultimi giorni, no? dell'estradizione eccetera eccetera, vede appunto la contrapposizione di che cosa? Dei diritti in cambio del silenzio, appunto welfare senza libertà, diritti senza libertà, dall'altra viceversa Emma Bonino con un approccio radicalmente diverso, che è la grande paura in primis del potere del Partito Democratico, che lì ha da sempre storicamente visto questo confronto a sinistra per i diritti come il pericolo mortale per quella idea di partito fuori appunto da quello che noi richiamato nell'articolo 4. Lo punto a puntualizzare, come dire, cercando di collegare il nostro essere soggetto costituente del Partito Radicale non violento, transazionale e transpartito, con l'importanza degli scopi dell'associazione e dell'azione di monitoraggio che nella trasversalità delle tematiche possa stimolare, come dire, un confronto che possa richiamare appunto quello che c'è dietro, come giustamente Riccardo nel suo intervento a posto. Ok, grazie Claudio. Chi altro vuole intervenire? Dico inciso. Prego. Sulla questione del dialogo. Il mio primo congresso è stato deciso quest'anno a Napoli, e quello che mi ha stupito personalmente è il fatto che ci siano state diverse persone di diverse partite politiche, della Vedova, del PD, aiutatemi, del PD. Scalfarotto, cioè. Piras del Movimento 5 Stelle, persone,
Comunque, decido il Movimento 5 Stelle e tutti hanno detto la medesima cosa. Quindi effettivamente è una mancanza di dialogo, come se tutti quanti parlassero di cose diverse in momenti diversi. Quando invece poi effettivamente si sono trovati a dire tutti quanti, io concordo con quello che dice il personaggio del 5 Stelle, concordo con quello che dice il personaggio del PD, però poi effettivamente quando poi c'è da fare, non si fa nulla, rimane fermi sulle proposizioni. L'illegalità la gravità non è il fatto in una democrazia che c'è. Questa puntualizzazione che è importantissima. Non è il fatto che sia la norma è violata, che io violo la legge, violo la Costituzione. L'illegalità, di una gravità spaventosa e allucinante, che non c'è dibattito. Sulla violazione della norma, sulla violazione dei principi del pluralismo, della legalità costituzionale, e noi ci troviamo in mezzo a parlare di pluralismo, di ascolto, perché l'intervento di Federico ha iniziato appunto con l'ascolto, quando non c'è ascolto, quando si sentono sempre le stesse campane, a cominciare appunto da questa informazione chiusa da questa parte. Volevo dire pure una cosa che per esempio ha detto adesso Armando sulla questione di comunque ci sono varie persone che da vari elettorati politici si fanno avanti, che poi un po' anche quello che dicevi tu all'inizio sulla questione del movimento LGBT calabrese, cioè quello che noi vogliamo, credo, non sia avere il primato, o comunque non vogliamo togliere sovranità a qualcuno, cioè indipendentemente da dove arriva la notizia, da dove arriva l'aiuto, noi siamo aperti a ricevere l'aiuto e a dare l'aiuto. Cioè, noi non vogliamo vendere nulla a nessuno, noi stiamo anzi dando un servizio gratuitamente di quello che sono le nostre competenze, di quello che potrà essere in futuro un passo avanti nella cultura e verso la civiltà, un po' come è successo negli Stati Uniti, quello che ha fatto Obama, il discorso di Obama, quando sono stati approvati i matrimoni gay, cioè l'estensione del matrimonio ugualitario per tutti. Cioè, noi vogliamo che ci sia una sorta di parificazione dei diritti per tutti, indipendentemente dal diritto sul matrimonio ugualitario, pensiamo anche al diritto dei migranti di essere riconosciuti sul territorio italiano, dei figli dei migranti, perché io sono favorevolissimo all'estensione del diritto di cittadinanza. Cioè, io questo sto dicendo, noi siamo per l'estensione totale dei diritti a tutti, perché è giusto che come esseri viventi, non voglio dire nemmeno esseri umani, esseri viventi, se vogliamo parlare di diritti, siano estesi a tutti, cioè che ci sia veramente un'uguaglianza dinanzi alla legge, perché altrimenti, come diceva Claudio, c'è illegalità, cioè quella è l'illegalità, il fatto che ci siano delle discriminazioni magari in Parlamento rispetto alle persone comuni che vivono invece una quotidianità che è di stenti, che è di non lavoro, su una terra che è la Calabria, che ben sappiamo è molto è difficoltosa, però poi dalla Calabria accadono questi piccoli miracoli, perché secondo me l'esistenza di un'associazione che dal basso vuole comunque richiamarsi a qualcosa di nazionale, quello è positivo. Quindi mi voglio andare avanti, cioè credo che questo sia anche importante. Altri interventi? Allora dichiaro chiuso il dibattito generale. Ci sono, qualcuno deve presentare altre mozioni generali particolari oppure proposte di statuto? No, proposte complessive, non emendamenti. No. Quindi scade il termine per la presentazione di mozioni generali particolari e proposte di statuto. Sono giunti invece gli emendamenti. Allora, l'emendamento di Federico, cioè l'aggiunta dell'asterisco dopo l'acronimo LGBT, questo è recepito dalla Presidenza, per cui la Presidenza lo inserisce nella mozione generale e non si mette ai voti. Viceversa, mi dovete dare Federico per una parte e Armando per l'altra. Allora, la tua proposta, Federico, tu vuoi mettere un titolo alla mozione generale. Il titolo quale sarebbe? Emozionami chiamarla, dove E sta per egualitario. Per cui la E tu intendi una E normale. E trattino emozionami. Emozionami sarebbe emozionami, dove però è E trattino emozionami. Quindi lasciamo emozione generale, dopo emozionami. Io toglierei emozione generale, la chiamerei direttamente E trattino
mozione, tra parentesi, a lei specificherei che è egualitario. Per dare un nome alla mozione vera e propria, che è unica, però se ci fosse stata un'altra mozione presentata avrebbe avuto sicuramente un titolo. Quindi classificarlo come una mozione generale lascerebbe intendere che è unica nella fattispecie. Allora, mi serve una formulazione precisa. Tu apri parentesi, egualitario, chiudi parentesi, trattino, sotto, mozionami. Questo è proprio la parentesi. Ok. La parola però mozione generale da qualche parte la dobbiamo mettere. Quindi io ti inviterei a formularla in un modo diverso, cioè lasciamo questo dopo la mezza termine del 21 luglio 2013 e mozionami egualitario come proponi, mettiamo i voti. E, siccome la mozione comincia con il primo congresso, allora io qui metto mozione, io proporrei mozione generale, virgola, primo congresso, centro di iniziativa locale Giardini per la Calabria, nel settembre 21 luglio 2013, e poi in grande e mozione, e trattina mozione, a mia tra parentesi egualitario. Se escludiamo completamente la parola mozione generale, abbiamo problemi con lo statuto, perché il documento non c'è scritto mozione generale, quindi okay. Giusto per una questione di stile e di forma, in modo che tutto qua, quindi ti va bene se la parola mozione generale la cancelliamo da qui, la tua proposta è stata sopra, ok? Sì. Va bene. Quindi questo è il tuo emendamento. Invece l'emendamento di Armando. Al quinto rigo del secondo paragrafo. Allora, 1, 2, 4, 5, dove c'è persona? No, dove c'è? Dalla sì, persona di ultimità. Ah sì sì, dalla fine quindi, della. Quindi è il quarto rigo del secondo paragrafo. È il quinto. Quinto? Dalla prima c'è la virgola. Ma sei, hai ragione, il sesto. Persone vittime di violenza. Al quinto rigo, dove dice dalla tutela e l'assistenza. Sì. Continua, anche psicologica, legale e la presentazione del giudizio. Aspetta. La tutela e l'assistenza. E continua. Ma tu qui vuoi inserire qualcosa? Voglio togliere, perché poi è spiegato in basso, però se non si può stare in alto perché è una serie, poi sono una serie di punti. Cosa vuoi inserire? Vorrei togliere legale e presentazione di giudizio al sesto rigo, portarla su, aggiungendo prima. Ma lascialo stare là. Tu inserisci, è più semplice. Anche psicologica, assistenza anche psicologica alle persone vittime. Allora aspetta, l'assistenza anche psicologica alle persone vittime di violenza, ma assistenza poi tu Andrea anche psicologica alle persone vittime di violenza, maltrattamento e poi continua perché poi in realtà poi continua ancora compresa l'assistenza legale alle persone di giudizio, per quello facciamo un unico. Sì, tipologica legale, psicologica legale. Un elenco delle In realtà tu vuoi aggiungere soltanto le parole anche psicologica, però spostare in questa. Alle persone vittime di violenza, ma trattare di discriminazione, direttamente compresa l'assistenza legale, e vabbè, cosa cambia? È una questione. No, farlo su, soltanto a livello, cioè a livello grammaticale, sembra più. È una specificazione dell'assistenza psicologica. Se no la metti dopo, compresa l'assistenza legale e anche psicologica. Con la tua formulazione viene così, vado al primo, secondo, terzo, quarto rigo, all'inizio del quarto rigo, sì. Sano ed ecosostenibile, sì. La promozione della piena libertà e responsabilità sessuale della persona, la promozione anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni della tutela e dell'assistenza anche psicologica alle persone vittime di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretto e indiretta, compresa l'assistenza legale e la presentazione in giudizio. Fila. È sufficiente inserire anche psicologica nel punto di vista. E se volete mettere le virgole tra psicologica?
Qual era la promozione della piena libertà e responsabilità sessuale delle persone, la promozione anche in forma associata di altre istituzioni e associazioni della tutela dell'assistenza anche psicologica, legale e della presentazione in giudizio delle, no, tu la vuoi mettere due volte delle, però no, delle no, persone vittime di violenza, maltrattamento e discriminazione in diretta o indiretta, punto. E cancellare compresa l'assistenza dopo tutto sopra. Oh, glielo sotto e portare tutto sopra. Quindi la promozione. Lasciala sotto, scusa. Cioè portarla sopra sotto è un. Perché è una. No, lui dice perché è come se si ripetesse. Si ripetesse, il concetto, mentre è così lui. Mette tutti i tipi di assistenza possibile e immaginabile al punto sopra, esatto. Rivolto a chi? Esatto. In effetti non suona male. Ripetilo un attimo, io quindi dell'insegnante che è dell'assistenza. Nell'assistenza anche psicologica, virgola, legale e la presentazione in giudizio alle persone vittime di violenza, virgola, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta, cancellare compresa l'assistenza delle persone ripete, e finire con la promozione di specifiche iniziative contro le discriminazioni multiple. Quello che rimane sbagliato. Va bene, dai. Allora, medicale, se non la capisco. Allora, la guarda, sì. Aspetta, la passo. No, io la faccio io. Io quello te la passo come scritta. No, ci sono gli appunti miei, scrivetela. Allora, te la leggo proprio con me, guarda. Cioè, l'asterisco. Ma se la deve scrivere, perché tu gliela leggi, ma lui deve scrivere. Allora, Marco, sei pronto? Ma se no, scusa, aspetta, te la scrivo con l'iPad. C'è un pezzo di carta apposta. No, Io ho tutto riscritto. Vieni, Pasquale, vieni. Dove? Non essere timido, prenditi una sedia e che stiamo registrando. Marco, vuoi che te la scrivo qui? No, guarda, gliela scrivo io con l'iPad, così poi rimane in digitale. Non me la devo scrivere qua. Ma te la do io, però. Ma è necessaria la è questo qua. È legale. È in giudizio. Da sotto sparisce. Non solo la legale, Che cosa si offre? Io ho capito. Aggiungerei anche assistenza sessuale, visto che parliamo delle sessuali, che se uno che ha bisogno. Ma su liberi punto di pure queste cose. Senza e non la capisco, cazzo, dai. Scrivetela. La ho scritta qui perché questo è il documento ufficiale. Questa è la visione. Ti chiedo tanto di correggerla direttamente. Guarda com'è rustica la cosa, nel senso che ti scrivo. Ma non ti scrivo qua dietro. Dai, dai. No, correggi direttamente sul schermo. Vuoi profumare? Non lo so, te lo dico perché ti vedo un attimino nervoso. Comunque sento giusto un attimo. È una astinenza. Cioè, pure una zanzara che ti così nervoso che non ti prende no, abbastanza. No, ovviamente, ma uno va in panna. No, te l'ho detto io. Quello te l'ha scritto di ma scrivilo direttamente là. Non c'è stato troppo. L'assistenza psicologica sarà utilissima il primo che se ne beneficerà il capotavola di là. Questo video logicamente andrà su www.liberi.tv e vedrete queste persone di varie estrazioni sociali. Va bene, allora. L'asterisco, l'emendamento Riccardo, scusa, allora abbiamo detto che l'emendamento di Federico l'aggiunta all'asterisco dopo la cronica LGBT è recepito dalla Presidenza. Quindi metto ai voti l'emendamento alla mozione generale proposto da Federico Cerminara, che prevede la cancellazione al primo, secondo e quarto rigo di mozione generale, quindi viene spostato sopra mozione generale, virgola, primo congresso, secondo rigo, centro iniziativa locale, eccetera, eccetera,
e poi al posto di mozione generale quella è trattino mozione lì e tra parentesi è egualitario sopra, va bene? Quindi chi è favorevole alza la mano. Quindi all'unanimità. Buigherico. E quindi è approvato. Non mi esterrò mai in una proposta che presento io. Giustamente. E adesso mette ai voti l'emendamento che propone Armando Presta, dove al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, al sesto rigo, quinto rigo, al quinto rigo propone di introdurre anche psicologica, legale e la presentazione in giudizio, cancellando compresa l'assistenza legale alla presentazione in giudizio che segue dopo perché lo inserisce prima. Chi è favorevole? All'unanimità. Approvato all'unanimità. Va bene. Quindi sono scaduti i termini per quanto riguarda gli emendamenti sia allo statuto che alla mozione generale. Adesso passiamo all'approvazione dello statuto. Non ci sono emendamenti sullo statuto. Scusa, uno per volta, Armando, scusi. Ha detto che quando poi sarà effettivamente formato come presidenza segretario e sorelle si andranno a leggere i punti che devono riguardo alla quota. Quando non si fa poi al congresso? No, la quota si stabilisce nella prima riunione utile del direttivo. Ah, ok. Federico? Chiedo scusa Adolf un attimo, quando chiedo la parola sono delle precisazioni immediate che mi suggeriva Andrea. La presidenza si è eccepito la cancellazione della parte che dice partecipazione a bandi in ambito comunale, provinciale, nazionale ed europeo. Non l'ha recepito, però lo può recepire perché abbiamo anticipato. Non l'ha recepito perché non l'ha preso dall'ingegneria. Però è ancora in tempo per recepirlo. Ma va solo cancellato? Perché non faceva parte degli obiettivi. Sono strumenti, non obiettivi. Ancora non siamo all'approvazione delle mozioni, per cui lo possiamo recepire dentro l'approvazione delle mozioni. Metto in votazione. Metto in votazione la proposta di statuto così per come l'avete letto sul tavolo senza emendamenti. Chi è favorevole? Non si possono fare più aggiunte. Chi è contrario? Chi è astenuto? Quindi è approvato con un'astensione. Stuccati a bulle. Visto com'è proprio bello, non vorrei dire. Ora passiamo alla votazione. Abbiamo anticipato gli emendamenti alla mozione, ce n'è rimasto uno indietro proposto da Federico, che era quello che voleva, che vuole la cancellazione dell'ultimo periodo del secondo paragrafo, cioè vale a dire l'ultima frase che è partecipazione a bandi in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europea. Quindi pongo in votazione l'emendamento della cancellazione di questo rigo. Chi è a favore? All'unanimità, va bene, e quindi è cancellato. Adesso pongo in votazione. Pongo in votazione, per così come è stato modificato dagli emendamenti, la mozione generale e mozionami egualitario di questo congresso. Chi è a favore? È approvata all'unanimità. È sempre così. Tanto non mi si vede perché c'è Giuseppe. C'è l'ultima parte che è diciamo la più delicata, che adesso passiamo e poi dopo possiamo chiudere la bocca in questo primo congresso, che è l'elezione degli organi. Allora, l'elezione degli organi avverrà a scrutinio segreto con scheda. Infatti noi abbiamo qui a disposizione, se mi serve l'urna, eccolo qua, questa è l'urna, qui
qui depositeremo le schede sono una cartella. Scusi Presidente, mi fa notare il mio dirimpettaio che diceva ma le candidature vanno espresse. Certo vanno espresse, aspetta, sto presentando. Prima si spiegano le modalità. Prima si spiegano le modalità e poi dopo Presidente della Camera. Adesso te ne vai lì dietro all'angolino e stai facendo. Ho notato che anche chi sta vicino acquisisce la rigidità per le prossime tutte. Vorrei dire. Allora, si vota in questo, per esperienza purtroppo, io faccio la figura sempre di quello, no? Però poi dopo come non c'è il famoso rompi coglioni, poi dopo finisce sempre tutto quanto in caciara, oppure questi qui sono atti che restano e purtroppo vanno seguite determinate procedure. Allora la scheda è questa qua. Quindi adesso passeremo alla fase di candidatura o autocandidature delle figure di segretario, presidente, tesoriere e revisore dei conti. E quindi ognuno di voi con la scheda metterà praticamente il nome e cognome della persona che deciderà. Quindi prima passiamo alla fase delle candidature o autocandidature, se è un'autocandidatura c'è bisogno di accettazione, se è una candidatura. Questo anche va segreto, no? No. Questo qui è un voto segreto perché si vota con la scheda. Sì, sì, questo è a voto. È a voto. Anche la candidatura, no? La candidatura non fa se segreto. Appunto, questo stava dicendo Armando. Anche la candidatura è Ci sono le candidature che sono palesi, il voto è segreto. Però no, comunque viene seguito in alcune cose viene seguito il metodo che dice Armando. Cioè che le candidature, se le candidature non sono palesate ma si scrive direttamente là. Ma che c'è? No, niente. Vuole intervenire? No, stavo parlando con lui. No, però posso, cioè nel senso io posso dire propongo come segretario a... Aspetta, non abbiamo ancora aperto questa parte. Bisogna essere paziente. Voglio candidare. Bisogna appazientare, bisogna essere scrupolosi nella cosa della pazienza. Allora, io non, come presidenza noi non vogliamo privare del piacere di votare a Pasquale. Siccome tu sei stato invitato e le regole che anche all'ultimo momento ci si può iscrivere e votare, cioè se tu vuoi fare l'iscrizione in questo momento io come presidenza ti do la possibilità di partecipare al voto, questo è il punto. Se tu invece ti vuoi astenere dal voto ti puoi iscrivere fra 10 minuti, ti puoi iscrivere fra un anno, però 10 minuti. Però volevo chiedere, no. Sei invitato e quindi sei invitato. Anche perché non saprei come sono le cose, quindi riesco a sedermi e farlo dopo. Sei stato invitato, quindi sei titolato a sedere al tavolo. Siccome noi non vogliamo escludere nessuno, è importante questa partecipazione. Aspetta che domani io sono le zanzare. Io escluderei pure. È impossibile. Allora, apriamo la fase delle candidature o autocandidature. Io voglio candidare, voglio candidare. Funziona in questo modo. Allora, si parte esattamente in ordine della scheda. Segretario, presidente, tesoriere e revisore dei conti. Uno si può. Non interrompiamo. Guarda, è semplice. Segretario, presidente, tesoriere e revisore dei conti. Va bene. Allora, le facciamo una per una le candidature. Sì. Quindi partiamo dal segretario. Ci si può autocandidare o candidare. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Prego. Allora faccio l'elenco delle candidature. No, solo quella di segretario. Allora, come segretario, e ti dico pure perché, propongo Marco Marchese. Perché? Come si dirà perché lo propongo lui? Perché è preciso. Che secondo me è una persona valida, e lo dico da una persona che non è di parte assolutamente, come esterno. Ma propongo come candidatura Marco Marchese, come segretario. Ci sono altre candidature o autocandidature? Diverse, ovviamente. Non ce ne sono. Ok. Lo conosco da quasi 14 anni e mi sembra una persona proprio affidabile. Abbrassi vuole? La prassi vuole che la persona candidata si esprima, e quindi Marco Marchese accetta la candidatura. Devi dire se lo voglio. Sì, lo voglio. No, 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 no,
Luigi accetta la leggermente complesso. Adesso passiamo alla figura di presidente. Sempre io posso fare la proposta perché sono sempre qua. Allora, io come figura di presidente, per ragioni valide, che è un valore aggiunto con i suoi 12 anni di militanza dentro e fuori, è il caso di dirlo, ambienti diciamo LGBT asterisco, propongo Federico Cerminara, perché ha detto che voleva mettersi in gioco, più mettersi in gioco di così. Come spiegava Marco Marchese, prassi ci sono altre candidature o autocandidature alla figura del presidente? No. Federico, accetti la candidatura alla presidenza del centro di iniziativa locale Certi Diritti per la Calabria? Abbiamo la busta. Direbbe da dire scherzosamente mi astengo, però rispondo seriamente, accetto. Accetto, va bene, perfetto. Siamo molto felici. Ora passiamo alla figura di tesoriere. Posso dirlo sempre io, tanto ci siamo. Prego la parola a Riccardo. Anche qui, come figura di tesoriere, secondo me una persona indicata per questo ruolo così importante, che comunque è sempre una persona di esperienza, malgrado diciamo fisicamente sembri molto più giovane, in realtà ha un'esperienza altrettanto al pari di Federico, propongo Andrea Gargano. Ah, ok. Spero che sia più puntuale in questo caso. Come tesoriere, ci sono altre candidature, autocandidature alla figura di tesoriere? No, però c'è un rafforzamento della candidatura del tesoriere. Prego. Nelle motivazioni. Prego. Perché noi, auspicando che l'associazione possa dotarsi di delle risorse economiche anche se non eccessive, ma necessarie all'espletamento delle funzioni, è evidente che per aumentare le attività serve Andrea Gargano. Spero che sia aver capito bene. Andrea, accetti la candidatura? Ci sono candidature? Quella abbiamo già superato, non ce ne sono. Accetta la candidatura alla carica del tesoriere? Ok, ora passiamo all'ultima figura, che è quella del revisore dei conti. Sempre io posso dire questa cosa? No, stavolta lo capisco. No, hai detto attività. Aspetta, ho capito, però... Seminari economici. Ha fatto il cenno prima. Va bene. Ti posso dare la parola dopo. Ok, perfetto. Allora, la figura del revisore dei conti è una figura di garanzia, perché deve andare a certificare quelle che sono i conti in attivo dell'associazione, quindi per rafforzare ovviamente le attività ci serve anche un controllore che sia in grado di, con tutta la sua precisione, con tutta la sua puntualità, con tutte le sue doti, di svolgere questo ruolo. Quindi candidiamo Armando Presta a svolgere la funzione di revisore dei conti. Okay. Ci sono altri interventi per la candidatura al revisore dei conti? Io propongo invece una persona che secondo me con i conti di casa sa farli bene. Posso proporre, almeno se no sembriamo davvero bulgari. Certo che può proporre. Potrei accettare, ovviamente. Come secondo me sa tenere molto bene i conti e può fare da revisore, propongo Riccardo Cristiano. Veramente in casa non tengo i conti l'economia domestica. Allora, ci sono altre candidature per il revisore dei conti? No. Armando, accetta la candidatura? Riccardo, accetta la candidatura? Io, mio malgrado, non accetto la candidatura, ma per il semplice discorso che Armando, è un attivista, ecco, per intenderci, e quindi lo vedo nella versione molto più adeguata. Perfetto, ok. Allora, chiudiamo questa fase di candidatura per candidatura, quindi... Sto forse andando con il contavoce, ma vabbè, parlo, dici. No, per essere eletti, la quota qual è?
Non c'è quota. Ma pure questa no, sono candidature uniche. Nella malaugurata ipotesi che una di queste figure ricevesse zero voti, si deve solo andare a nascondere. Grazie anche voi. No, ma non è solo per questa, per le generazioni future. Dov'è la cabina elettorale? No. La cabina elettorale ognuno fa da sé, io vi ho portato le penne. Quindi la bocciata da una parte, ci sono. Allora, i candidati sono segretario Marco Marchese, candidato alla a presidente Federico Cerminara, tesoriere Andrea Caracano, revisore dei conti Armando Presta. E dove sono queste schede? E allora, le schede, una per Claudio, per Giuseppe, per Riccardo, per Armando. Io mi allontano che non voglio che voi vediate chi io la scrivo. Per te, per Salvatore e una per me. Allora, i nomi sono qua, cosa mai qualcuno non li ricordasse. Speriamo di non sbagliare. Così, come si chiama? Controlli su Facebook. Ciao. Io sono su Line. No, interessante. Per favore non mi guardate quando scrivo. È un momento importante. Topico. Scusate, qui comunque c'è un errore, non volevo dire, cioè revisore dei conti. Cioè chi è che ha stampato questa cosa? È solo uno, per esempio. Allora, la presidenza fa ammenda del rifuso sulla scheda elettorale. Revisore dei conti. Revisore dei conti anziché revisore dei conti. Chiudere a fazzoletto per cortesia e riponete le schede. Attendete che c'è qualche c'è qualche da statale per non bene a fare la correzione. Mi fa ritardo. Io sono alle prese con le zanzare, forse non sono tanto. Avete votato tutti? No, aspetta, aspetta un po'. Deve solo inserire. A fazzoletto, mi raccomando. Ah sì. Voglio fare la foto di. Dopo facciamo. Ovviamente aspetta, voi dovete farvi una foto. No, ma i commenti. Aspetta. Vabbè, ci sono vari oggetti che non c'entrano niente con la votazione. È un mio nome. Sì. Poi ci sono. Allora, contiamo prima le schede. Una scheda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moltiplicazione delle schede, c'è anche quelli. 8 votanti. Poi in verità ci sono dei nuovi schede. Complicato, ma adesso passiamo all'apertura e allo scrutinio. Allora, segretario Marco Marchese, un voto. Come mai? Presidente Federico Cerminara, un voto. Tesoriere Andrea Gargano, un voto. Armando Presta, un voto. Tu garantisci sulla conteggio. Allora, Marco Marchese, segretario, un voto. Federico Cerminara, un voto. Andrea Gargano, tesoriere, un voto. Armando Presta, revisore del conto, un voto. È mio, è mio. Sì, però è chiaro. Allora, segretario Marco Marchese, un voto. Federico Germinaro, un voto alla presidenza. Tesoriere Andrea Gargan, un voto. Tesoriere Armando Presta, un voto. Ma non consente una persona. Alla segreteria Marco Marchese, un voto. Federico Germinaro alla presidenza, un voto. Andrea Gargan, un voto. Armando Presta, un voto. Allora ti posso assumere come fotografo personale. Marco Marchese alla segreteria, un voto. Federico Cerminara alla presidenza, un voto. Andrea Gargano, un voto alla tesoreria. Revisore dei conti Armando Presta, un voto. Quanti voti sono?
5. Al di fuori di qualche migliore area, potrebbe anche vedere le votazioni perché c'è già la maggioranza dei tutti sì, che sta per però qui lo scontinare tutta la scheda. Allora, Marco Marchese, un voto. Vedi che c'è la presenza con un voto. Andrei a cargare un tesoro un voto. Armando Presto, un tesoro un voto. Vi prego di accomodarvi. Il segretario, ormai è stato eletto. No, il presidente. No, ormai Marco. Bianche se lasci con lo nulla se ci disegni e se spero. Allora. Chiudiamo. Chiudiamo il primo congresso costitutivo del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti per la Calabria. E abbiamo fatto l'operazione di scrutinio, le candidature erano uniche, per cui sono stati con 8 voti, è stato eletto segretario Marco Marchese. Con 8 voti, allora i votanti erano 8. Con 8 voti è stato eletto alla presidenza Federico Germinara, con 8 voti è stata eletta alla tesoreria Andrea Gargano, e con 8 voti è stato eletto alla tesoreria dei conti Armando Presta. Grazie Armando. Zero schede nulle, zero schede bianche. La presidenza a questo punto dichiara la chiusura dei lavori di questo primo congresso. Grazie a tutti e buona serata.